Ma se vi dicessi di prendere le parole più belle di Chiara, Emma, Mengoni, Renga, Fatti Bravo, e di chi sto parlando secondo voi? Ma di lui, di Ermal Meta! Ciao Ermal, benvenuto sul Van di Radio Italia Live. Ben trovati, che bel van che avete. Hai visto? Ti sto portando proprio di lusso stasera, ti va? È veramente di lusso. Sono felicissima di averti qua, davvero. Anch'io lo sono. Per me grazie. È un enorme piacere, sono una grande fan. Vabbè, detto questo, parlando di live, Radio Italia Live, navigando sul web ho scoperto un video molto carino che ti riguarda, perché dovete sapere che Ermal ad agosto scorso aveva un concerto a Lecce. Questo concerto è stato annullato causa pioggia. E tu che hai fatto? Sì, non ti sei scoraggiato? Sei messo a cantare live così in mezzo alla gente nei vicoli di Lecce. Era l'unico modo, perché la sicurezza giustamente ci ha fatto spegnere l'impianto, perché rischiava di... Insomma, e tu per non deludere, ma io ti voglio far vedere, ti rinfresco la memoria perché il video ce l'ho qua. Sì. Per non deludere i tuoi fan, schiaccio play, vai. Qua c'eravamo, messi in una galleria, eravamo io e il mio chitarrista. Ma che bellezza! Sì. Perché fuori pioveva, sai, continuava a piovere. Quindi siamo eravate sotto i portici. No, che meraviglia, i fan contentissimi. Poi deve essere pure bello comunque cantare, proprio avendo loro a pochissimi centimetri, cioè sentire il loro calore, no? È fantastico, devo dirti che è fantastico. L'unica cosa è che è un problema con la voce, perché devi gridare tantissimo. E certo, perché non sei amplificato. Quindi Ermal canta sotto i portici, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutto il mondo. Non no, so che mi capita. Nei laghi no. Quando sto vicino a lui mi vengono in mente testi di canzoni, mi fa questo strano effetto. Ermal Meta, va bene ragazzi, auditorium ci siamo, qui si canta sempre. Qui si canterà, Ermal. Ciao. Ciao Serena, ciao Ermal, qui in auditorium, nell'auditorium di Radio Italia, solo musica italiana, è tutto pronto. Ermal è sicuramente un autore di grandissimo talento, ma è soprattutto un portentoso cantautore. E questa sera, cari miei lupi, vi posso preannunciare che Ermal canterà con la sua voce, interpretando con la sua voce appunto, due delle canzoni che ha prestato e regalato a grandi artisti italiani. Da quanto tempo lo segui? E sono quasi 10 anni, Buio e Luce, La Fame di Camilla. Wow, quindi tu già l'hai conosciuto come cantante e poi l'hai apprezzato come cantautore. Sì. Allora, io so che i fan di Ermal vengono soprannominati, anzi si chiamano lupi. Allora, io intanto mi appropinco nel camerino per andarlo a recuperare per voi. Voi mi fate un urlo da lupi mentre appunto vado a recuperare il vostro Ermal Meta! Buonasera, ciao Ermal, ciao Serena. Ciao. Allora, ciao. Perché sono qui? E a parte che c'è un branco di lupi affamati, aspettano solo un tuo live. Vi sento. All'auditorium, esatto. E poi questi lupi oggi hanno registrato per te dei videomessaggi, ti hanno raccontato un po' quanti chilometri stanno macinando per venirti a sentire ogni volta. Vediamo. E ce n'è uno di videomessaggio, non ti voglio anticipare di più, ma veramente molto tenero. Quindi guarda, ti do tutti per il te. Tablet e gustateli i tuoi lupi. Ciao Ermal. Sei la colonna sonora della nostra vita insieme? E nostro figlio lo chiameremo Ermal. Noi no, veniamo da no, proprio questo. Ma veramente? Generazione dall'Albania. E io da Firenze. La mamma e la figlia. Tuduam shum. E da uni due shum. Non ti liberi più di noi. Ciao Ermal, un saluto dai tuoi lupi. Ciao. Ma che meraviglia, traduci quello che ti hanno detto. Mi hanno detto ti vogliamo molto bene. Io ho risposto anch'io vi voglio molto bene. Come si dice? Come si dice? Tuduam shum. Te due assum in albanese vuol dire ti voglio molto bene. Ma il bimbo che si chiamerà come te? No, non ci posso credere. È una cosa meravigliosa. Allora, preparatevi perché per tutta l'infanzia lo chiameranno Ivan. Perché Ivan? Perché è il nome particolare. A me mi hanno chiamato Ivan per un sacco di tempo. Un nome che finisce con una consonante. No, per Ermal, facilità, Ivan. Esatto, Ivan, è Hermes. Auditorium, ci siete? Siete belli, caldi, pronti? Voi restate lì con noi perché tra poco sul palco di Radio Italia Live ci sarà Ermal Meta! Ciao! Ermal. Ciao.
Benvenuto nell'auditorium di Radio Italia Live. Bentrovati. Non è la prima volta che entro qui in questo posto, ma è la prima volta in questo modo e sono molto felice. Siamo emozionati anche noi per te, sai? Davvero? Sì, comunque, non vediamo l'ora di sentirti cantare. Questa sera con me, musicista, un polistrumentista, ti chiedevo prima quanti strumenti suoni, per curiosità. Tre o quattro, male. Semmo, modesto il ragazzo. Punto sulla quantità io. Un autore, 6 dischi di platino, 2 dischi d'oro, un cantante, insomma, vabbè, una super carriera, Ermal. Ma grazie. Quando scrivi un testo, immagini già la voce che lo canterà? Cioè, come fai a capire quando la canzone è per te o quando la devi passare a qualche collega? Beh, quando scrivo una canzone, intanto diventa una forma di vita, no? Anche se non quella proprio canonica. E ogni forma di vita ha la facoltà di decidere e sceglie. E sceglie se vuole stare con te o no. Quindi è la canzone che sceglie, non sei? Sì, è sempre la canzone che sceglie. Io provo a cantarla perché intanto la devo provinare, se no non capisco quello che ho fatto, no? Canto questa canzone, a volte dico oh, che figata, a volte dico mazza che schifo. ma mazza che schifo su di me. Su di te. Sì, perché magari non viene bene, perché l'interpretazione che io do non è quella giusta. Oppure adatta a una voce femminile. Oppure adatta a una. Sì, anche io, se tu io con tendo, la voce. Tendo molto a scrivere per voce e per interiorità femminili. Sarà che mi identifico molto. Insomma, sono cresciuto con 3 donne, quindi io sono un femminista in realtà. T'hanno contagiato? No, è che. Mi hanno, bravo. Non mi hanno contagiato, mi hanno educato bene. In realtà. Sì. Senti, sei reduce da un Super Sanremo sul podio con una canzone che io amo tantissimo, Vietato Grazie. Morire, che Grazie. Hai dedicato alla tua mamma. E io penso che se mio figlio mi dedicasse una canzone così, tipo morirei, sarei. No, è vietato morire, non puoi. È bravo, no, brava, questa, no, battuta brutta, quella canzone è dedicata a tutti noi. In realtà parte da una storia, perché ogni canzone, ogni afflato creativo deve partire da qualcosa di reale, se no si distacca troppo poi dalla realtà. E a me piace raccontare quello che accade, nel bene o nel male, ovviamente. Però poi deve diventare di tutti, o dei più, se vogliamo. Infatti mi sa che ti ruberò la frase, la dirò spesso a mio figlio, ricorda di disobbedire. Sì. Comincia da una certa età in poi. Adesso è ancora piccolino. Perché se lo fai prima, secondo me hai dei problemi. Tu hai scritto, diciamo, prima anche per tanti altri, collaborazioni molto importanti. A proposito di collaborazioni, una sorpresina per te. Guarda un po' lì dietro che c'è. Vediamo. Un videomessaggio per te. Ciao Ermal, ciao amici di Radio Italia. Sono in viaggio, volevo salutarvi, volevo salutare Ermal e volevo fargli i miei complimenti. Ermal è un grandissimo artista, è un autore eccellente, lo sa, abbiamo collaborato spesso. C'è quest'ultima canzone di Sanremo e gliel'ho detto subito appena l'ho ascoltata da Sanremo. Questa Vietato Morire è una canzone che ho amato ed amo in particolar modo, e Ermal sa perché qualche anno fa feci una canzone che ricalca un po' questo sentimento, questo rapporto tra la madre e un figlio. La mia si chiamava Tracce, la tua si chiama Vietato Morire, e sono convinto che per dire certe cose, farlo in quel modo, modo in cui l'hai fatto anche tu, Ermal, ci voglia molto coraggio, molta forza e tantissimo sentimento. Ma era Francesco. Grazie. Renga, che belle parole. Beh, Francesco è un grandissimo artista. Però di pari passo con la sua arte c'è la sua umanità. Lui è veramente una persona incredibile. Io gli voglio tanto bene, perché stare con lui. Ma si percepisce anche dalle parole che lui ha avuto per te. Guarda, passarci mezz'ora insieme, vera. Io imparo qualcosa. Che perché meraviglia. Lui è veramente straordinario, davvero. Ma non è finita qui. Altra sorpresina per te, questa Vediamo. Volta da una donna a cui hai regalato una canzone straordinaria. Ah, hai capito? Vediamo un po'. Apposta, allora. Ciao a tutti. Perché ho scelto straordinario? Ho scelto straordinario perché la melodia mi aveva conquistato subito, perché si sposava benissimo con la mia voce e perché in quel periodo il testo mi rappresentava moltissimo. Quindi vi saluto. Ciao Ermal. Ciao. Ciao Radio Italia. Ciao a tutti. E in bocca al lupo. Ciao. Era Chiara. È bellissima quella canzone. Carina. Quinta Sanremo è arrivato con quel pezzo. Va bene. Allora, sì. Qui a Radio Italia si gioca, devi sapere. Tocca anche sì? a te stasera. Oh mio Dio. Paura? No, vabbè. Ma io c'è non gioco un gioco mai. Che c'ha un titolo top. Il gioco si intitola Gli aforismi dal diario di Serena Rossi.
Cioè, allora tutti noi abbiamo avuto un diario a scuola, no? Sul quale scrivere frasi di canzoni, appiccicare le figurine, le fotografie degli artisti preferiti, ok? Quindi il gioco di questa sera è: io devo leggerti frasi e tu devi capire a quale canzone questa frase appartiene. Potete giocare anche voi. Per esempio, se io dico la vertigine non è paura di cadere, ma è voglia di volare. Beh, Jovanotti. Beh, bravo! È ok, applauso, applauso, ci sta. Allora, la cambio io, la vita, che non ce la fa cambiare me. Beh, Patti, bravo. Ma dai. Bravo, è ma facile. Ma pensavo fosse più difficile questo gioco. Subito, ve la sapevate? Cercavo anche di dire. Ma facciamolo musicale, no? No, è troppo più facile poi, okay. Scusami. Va bene. Allora, ma le canzoni sono come i fiori, nascono da soli. Il vate, Dio. Questa pure mi piace. Ma tanto non cambia l'idea che ho di te, verde coniglio. Negramaro. Va boia, sei troppo forte, Ermal, non vabbè, vale. Vabbè, dai, ma questa ma è un gioco facile. Troppo facile, fanne tu una a me. C'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente. Ivano Fossati. Come si chiama il pezzo? E te l'ho servita, Nino! Oh, ma era difficile, ma non vale! Te l'ho detto tre volte, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo di Ivano Fossati. Bellissimo. Ma non c'è tempo per chiacchierare, perché c'è tempo per ascoltare solo la musica di Ermal Meta. Andiamo a suonare? Ermal, il palco per te è pronto, come dico sempre io agli artisti che vengono qui, a ravoto tutto coso. Mi ha lavato tutto cosa? No, ma ha lavato tutto cosa. Ha ravotto tutto cosa. Ah, ok. Che vuol dire spacca ribalta tutto. Bravissimo. Avevo sentito, levati tutto. Sì, dopo. Non esageriamo, non esageriamo, ragazzi. No, vai, Ermal. Va bene. Ciao. Il palco ti aspetta. Levate tutte cose. Ma che dice? Ragazzi, sul palco di Radio Italia Live questa sera c'è Ermal Meta. Musicista, cantante, autore e giudice di amici. Col nuovo album Vietato Morire conquista la vetta della classifica. Sarà in tour per l'Italia tutta l'estate. Sul palco di Radio Italia Live, Ermal Meta. Sister.
Io mi devo togliere la giacca per sto morire. La prossima canzone si chiama Ragazza Paradiso. Yeah.
ho sbagliato anche il testo, ma chi se ne frega. Sempre sarà nella tasca destra e alto. Ok, la so. C'è un nuovo entrato, date il benvenuto a Roberto al pianoforte. Questo vecchio cortile che ha un cancello sbiadito, una scritta sul muro che mi ricorda qualcosa, una strada che porta alla mia vecchia scuola, una moto che passa come un pensiero di fretta. Stanco dentro un salto in alto che mette i brividi, sempre sarai in un sorriso inaspettato o in un appuntamento con il mio destino, una stanza che sembra avere troppi ricordi su un orizzonte di carta. Rivedo i giorni in cui c'eri. Ah, se fossi ancora qui con me, ti farei vedere io che la lezione d'amore che mi hai insegnato l'ho imparata bene. Visto
parte noi. E voi, ha visto mai? Ha visto mai? Siete il pubblico migliore del mondo, ve lo dico con il cuore, davvero, siete meravigliosi, meravigliosi. Vi voglio molto bene. Ancora musica a Radio Italia Live. Il prossimo è il brano che Ermal ha presentato al Festival di Sanremo, che dà il titolo all'album uscito il 10 febbraio. Con questa canzone Ermal è salito sul podio e ha vinto il premio della critica Mia Martini. Vietato morire. Sorriso ferito dai pugni in faccia. Ricordo la notte con poche luci, ma nemmeno là fuori non c'erano lupi. Ricordo il primo giorno di scuola, 29 bambini e la maestra Margherita. Tutti mi chiedevano di coro, ma io che so. La tua collana con la magica, io la stringevo per portarti via di là. E la paura frantumava i pensieri, che se ci pensava un gatto. E la fatica che avevo dovuto fare da un libro di odio, disegnarmi l'amore. Hai smesso di sognare per farmi sognare. Le tue parole suonate su una canzone. E scegli una strada diversa, ricorda che l'amore è bellezza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire. Cambia le tue stelle se ci provi. Fatta stavolta. Fatevi sentire come facevate il coro prima. Questo è il benvenuto a mio fratello Dino. La prossima canzone l'ho cantata per il l'ho scritta per il mitico Francesco Renga, il mio amico, e si chiama Era una vita che ti stavo aspettando. Francesco mi perdonerà
Sì, ho cambiato delle cose del testo, ho voluto mantenere un attimino delle nuance un po' diverse, ok? La canzone è appunto Era una vita che ti stavo aspettando. Siete meravigliosi. Parliamo di amore a un marco.
faci niente, solo attendere un po'. Gravità con me, gravità con me, è l'amore che ci manca. Gravità con me, gravità con me, perché l'amore è quello che ci salva. Questa città ha un ritmo ipnotico, chirurgico, sincronizza con me ogni tuo singolo battito. Il tuo viso è di un bello, come? Il prossimo è il brano che Ermal ha presentato a Sanremo durante la serata delle cover, vincendo, di Domenico Modugno, Amara Terra Mia, canta Ermal Meta. Adesso abbiamo fatto casino, adesso però facciamo silenzio, e se avete voglia mi accompagnate. Speranza, addio, addio.
usarci così sta. Però vina can. Usarci che sto solo. Te picchi in testa. E a volte te picchi pure a mozca. Eppure c'è chi se sto una rite. È una storia vera. Manca ancora un po' di musica per chiudere il concerto di Ermal Meta. Abbiamo selezionato due persone dal pubblico che hanno scritto dei messaggi particolari per lui. Non andate via, restate qui con noi a Radio Italia Live. Vi aspetto. Stasera con noi c'è Ermal Meta, che concertone, ti stai divertendo, eh? Mi sto divertendo tantissimo, veramente tantissimo. Voi vi state divertendo, ragazzi? Mi sa di sì! Ermal, allora, da questa primavera in tour, date sold out, ma quanta voglia avevate di sentirlo cantare dal vivo? E quante cose ci hanno anche da dirti. Devi sapere, sì, che oggi i ragazzi che sono arrivati qui in questa sera in platea hanno scritto per te dei messaggini su dei post-it che Manola ha raccolto, vero Manola? Assolutamente sì, a parte che devo ancora riprendervi perché mi sono commossa continuamente, sì. L'affetto loro nei tuoi confronti è pazzesco e viceversa. Mi sono commosso però anch'io. Hanno alzato quei cartellini, siamo fieri di te, deve essere una sensazione meravigliosa. Quindi grazie soprattutto a voi che siete così calorosi questa sera, perché mi hanno non fatto, c'è conquista più grande, mi hanno grande, fatto no? commuovere, mi hanno fatto stonare. Naggia, no! Perché quando si rompe la voce è un disastro, ragazzi. Me l'avete rotta in due occasioni. Non è finita qui, perché appunto oggi abbiamo un po' distribuito dei fogliettini colorati e loro si sono sentiti liberi di chiederti delle cose. Okay. Quindi li prenderò a caso. Uno di questi li prenderò a caso, l'altro invece lo vado proprio a cercare fra tanti. Perché mi individuato, selezionato. Sì, ah, esatto. Okay. Allora, il primo lo vado a prendere a caso ed è questo. Facciamolo, mostriamolo alla telecamera, vedete? Non c'è trucco, non c'è inganno. Ci saluti l'Abruzzo, visto che ti abbiamo fatto vincere le cover, quindi la categoria cover. È riferita ad Amara Terramino, eh sì, no? Certo. Sì, eh. Cade l'oliva, no? L'oliva. Già. Io in realtà lo dicevo con due D, però un'amica di nome Camilla, questa qua dietro, mi ha detto no. Una così, così. Mi ha tirato l'orecchio. Ciao, dove siamo? Lì. Dove ciao vuoi. Gli amici abruzzesi, ciao a tutto l'Abruzzo e un grandissimo abbraccio. Vi voglio vedere molto presto. Evviva! È una promessa questa, eh? E poi l'altro post-it, l'altro foglietto colorato, io l'ho preso appositamente, l'ho scelto perché effettivamente è una curiosità che ho anch'io, quindi te la vado a chiedere. Sentiamo. Mi sono appena iscritta al fan club perché ci chiamiamo Lupi, è il tuo animale preferito, Ilaria lo ha scritto. Perché Lupi? Lupi. Ciao Ilaria, si è incazzata. Allora, il lupo è decisamente il mio animale preferito, però c'è una coincidenza che vi riguarda.
Ah sì? Vi riguarda chi? Sì, che noi... voi di Radio Italia. Ah, sì, ah. Perché l'anno scorso ero a Sanremo, stavo facendo un'intervista con Paola Gallo. Lei certo. mi ha fatto l'in bocca al lupo. Ok. Ah. Allora, io ho risposto che il lupo corra con me. Che bellezza. Bello. E in quel momento, quella signora lì... Chi è? Io non dimentico. Quella signora ha detto, ah però... Questa è una bella idea. Allora, la ragazza si è messa all'opera e noi siamo qui questa sera grazie a un percorso musicale che è partito in quel momento e si è espanso un po' a macchia d'olio. E loro sono... Ma tu ti senti l'hai un po' fatta lupo? Commuovere. Ah, io sono lupo, sì. L'hai fatta commuovere. Per tutte le volte che mi ha fatto commuovere lei. Scusa. Ma quanto amore c'è stasera? Guarda, che è un trionfo, non se ne esce fuori, è meraviglioso. Ma ragazzi... L'amore è la cosa più bella che esiste. Scherzi. Voi perché siete qui stasera facendo questo lavoro? Perché amate lo vostro lavoro. Certo, assolutamente. Quindi... Chiamiamo la musica, amiamo il live e non vediamo l'ora di ascoltarti ancora? Ci regali non qualche vedo altro l'ora brano? Io. Assolutamente sì. E allora andiamo. Ragazzi, sul palco ancora qui con noi Ermal Meta! Questa è... Questa canzone voi la conoscete in un'altra forma, la prossima. Molti di voi l'hanno anche già sentita dal vivo ed alcuni no. La dedico ad ognuno di voi, perché ognuno di noi a modo proprio lo è. Straordinario. Collana il mio cappio. Formano i cuori
sono gli anni più duri, ma dico noi migliori. E allora saliremo, andiamo dritti, è un po' più su, dove, dove tutto intorno. We'll be right back.
classica, cori! È stato stupendo. Ciao! E con questo brano si è concluso il concerto di Ermal Meta qui a Radio Italia Live. E se come me pensate che ascoltare buona musica faccia bene al cuore, restate qui con noi, seguiteci sempre qui a Radio Italia Live, perché anche la prossima settimana ci sarà, non vi posso dire chi. Intanto grazie Ermal. Ciao!